Benvenuti a Terra Sarda, un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Sardegna rurale. Oggi siamo a Olbia per conoscere l'azienda vinicola Tenute Olbius. Pensi che così possa andare, Fede? Ma sì, dai, vediamo cosa dicono i ragazzi. Buongiorno! Ciao ragazzi! Allora, veniamo subito al dunque. Bisogna cambiare alcune cose. Tranquilli, non saranno grandi sconvolgimenti. Vi stiamo inviando il doc aggiornato. Ecco, a tal proposito... Iniziamo da questi cambiamenti e poi vediamo. Ragazzi, sta arrivando la proprietaria. E dobbiamo andare adesso. Buon lavoro! Buongiorno. Piacere, Elisa. Piacere, Carlo. Io quando inizio con la prima, con questa. Sapete che anche mio nonno faceva il vino, però non gli ho dato mai interesse. Cioè, ah, sì. Peccato. Cioè, tutti i nonni fanno il vino e poi noi, piano piano, no, dobbiamo continuare la loro, queste tradizioni. Insomma. Ma secondo lei per un figlio non sarebbe meglio provare a fare qualcosa di nuovo? Sì, sicuramente l'innovazione è fondamentale, però non ci dobbiamo assolutamente dimenticare della tradizione. Benvenuti a Terra Sarda. Siamo qui in compagnia di Daniela. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Alle nostre spalle, come potete vedere, c'è la Tenuta Olbius. Qui Daniela si produce uno dei vini più importanti, DOCG, il Vermentino di Gallura. In Italia ci sono appunto diverse denominazioni di origine controllata e garantita. Questa è una delle poche denominazioni di origine controllata. E sono praticamente dei riconoscimenti che vengono dati a livello ministeriale perché ci sono delle particolari condizioni climatiche, che quello che incide molto su questo prodotto finito è proprio il terreno e anche il clima. Siamo appunto in Gallura, nel nord-est della Sardegna, è uno dei territori con una, a parte, forte vocazione vitivinicola e poi è la terra più piovosa della Sardegna. Guardate che vi voglio far vedere. Questa azienda è una delle pochissime ad avere l'accesso a tutti quanti direttamente alla cantina. Guardate che spettacolo. Questa è un'azienda che è sempre passata da nonna in madre, madre in figlia, tutte donne. È una storia molto lunga, queste terre sono sempre a parte di tutta la mia famiglia, ma anche il passaggio di generazione in generazione come avviene? Avviene così, instillando piano piano questa voglia e questa passione. Piacere. Siamo qui in compagnia del nostro Andrea Pala. Il Vermentino è uno dei vitigni bianchi più importanti in questo momento in Italia. Viene coltivato non solo in Gallura, ma anche in tutto il resto dell'isola e anche in altre regioni italiane. Ha le note sensoriali più caratteristiche sicuramente la macchia mediterranea, che contribuisce alla bouquet aromatico del nostro vino. La mineralità, che è molto importante in questo territorio, in alcuni casi anche la salinità, perché alcune vigne sono veramente vicine al mare, sono delle caratteristiche che ritengo uniche per questo vitigno. Comunque a me queste novità non mi sembrano tanto nuove. La serie è loro e se piace a loro noi siamo contenti così, ok? Sì, ma tu sei anche autrice, potresti provare a scrivere qualcosa. Di che parlate? La questione dello stile della serie. In effetti secondo me dovremmo iniziare un pochino a contribuire. Lo vedi? Ok, allora ragazzi, potreste avere ragione. Facciamo così, io questa sera provo a buttare giù qualcosa e poi magari ne discutiamo insieme. Che ne dite? Facciamo un brindisi. A Terra Sarda. Ragazzi, complimenti! Abbiamo ricevuto dei video da voi bellissimi. Vedete, le nuove indicazioni non sono tanto male, eh? Ce lo avevate chiesto e noi abbiamo cambiato. Che poi, troppo novità fanno male e quindi non facciamo indigestione, per favore.
Ok, noi andiamo che dobbiamo ripartire. Ciao! Ciao! Prossima tappa!